da questi anni di opposizione in regione, e quindi vorremmo mettere al servizio l'esperienza fatta in questi anni. E abbiamo parlato, Martina ha parlato in modo chiaro del fatto che si parte da un patto civico, perché vogliamo il cambiamento veramente di questa regione, ci preoccupiamo per le generazioni future, ci preoccupiamo per i nostri figli, che per la prima volta rispetto a noi come generazioni si trovano non le condizioni migliori, ma si trovano a non sapere esattamente cosa succederà. Credo che la crisi che è avvenuta in questo momento in Lombardia, tra l'altro dopo 2 anni di elezioni, quindi non in una degenerazione che ha avuto i 5 anni di legislatura, che potrebbe anche succedere, vuol dire che se capita dopo 2 anni le radici stanno molto più in là, stanno in quegli altri 15 anni di governo Formigoni qui in Lombardia. È il momento che non possiamo solo rivendicare i diritti, che sono assolutamente fondamentali, ma dobbiamo mettere di fronte anche i doveri, e quindi nei doveri bisogna spendersi in prima persona, proporre delle soluzioni di governo e ricercare la collaborazione di tutti. Di tutti vuol dire che ognuno da parte nostra è chiamato in causa a dare la sua parte, e se da un lato militanti del PD sono sui banchetti per fare delle primarie anche a livello nazionale, da parte nostra le abbiamo sui banchi, sui tavoli, nelle piazze a raccogliere firme per una battaglia referendaria, e noi riteniamo che il confronto passa anche attraverso l'utilizzo dei referendum con coraggio, perché sono i cittadini alla fine che devono assumersi le responsabilità. Credo che in questa carta che abbiamo predisposto, che è solo l'inizio di un grande fiume, insomma, che dovrà quindi giorno per giorno assolutamente riempirsi e arrivare alla diga che travolge questa condizione che ormai dura 17 anni, che quindi dovrà portare un cambiamento. Lo facciamo con molta umiltà, qui non è un problema di bandierine, quindi di occupare degli spazi a prescindere. Bisogna che chi mette la faccia, chi ci mette delle proposte, lo faccia con questo sentimento. Noi partiamo da questo principio, grande, grande umiltà, e nessuno di noi pensa delle scorciatoie. Quindi la certezza di avere le elezioni a fine gennaio è stata per noi importantissima, quindi ci apprendiamo a fare questa strada, che è una strada coraggiosa, perché non ha avuto il tempo di prepararla a tavolino, di pensare a eventuali imprevisti, no, li affronteremo giorno per giorno con coraggio, non li temiamo, c'è il tempo necessario per farlo questa strada, perché da qui al 15 di dicembre il tempo c'è il tempo per girare anche la Lombardia, perché è una regione grande con delle caratteristiche diverse, completamente diverse naturalmente dal Mantovano alle nostre Alpi, da Sondrio, e quindi è assolutamente necessario dare le risposte giuste nei luoghi giusti, non possiamo creare un cliché che può andare bene dappertutto. E questa è la grande scommessa, quindi si parte da Milano pensando che però ci sono tantissime condizioni sul territorio che vanno effettivamente affrontate con coraggio. Quindi siamo su questo tavolo e nei prossimi giorni continueremo, c'è già una scaletta di impegni quasi giornalieri. Franco Bordo.